Ciao Belve, benvenuti in un nuovo video. Oggi torniamo con un nuovo format che vi piace tanto. Allora signori, in realtà Guada si è sbagliato perché non voleva dire un nuovo format, ma un nuovo oggetto da utilizzare come volante alternativo. Avrete visto i video vecchi con il volante joystick, il volante pentola insieme a Thomas Hungry, o il fiatone che questo scooter mi spezza a metà. Quindi come avete visto in copertina, oggi proveremo a mettere il volante della Wii. C'ho male al culo. Sì. Posso scendere? Non ho la sella. Questo è il nostro videomaker. Aia, questa è la sensazione del... Ah. Scendere, si è ribotta. Ah, il Transformer, il Transformer. Oh, oh. Basta. È sempre meraviglioso questo oggetto. È ora di andare. C'è molta eccitazione nell'aria perché quando a Carmageddon si accosta il mondo dei videogames, quanti di voi hanno usato quel volante per giocare? Adesso andiamo dentro a vedere se è fattibile un lavoro di questo tipo. Tavoletta come in Daddy. Ma cosa fai con la tavola? Ah, ok. Bravo. Così non si affonda. Andiamo. Sei già al lavoro. Il punto di partenza del lavoro chiaramente è il vecchio volante. E chi si fosse perso questo video dove abbiamo mangiato uno spaghetto all'interno dell'auto è pregato di andare a visionare il video, perché è fondamentale per capire questo video, no? Cos'è questo? Un fiorellino? È un geraneo? Cos'è? Un geraneo. Un geraneo. Può spiegare la parte tecnica mentre io... Allora, la parte tecnica funziona in questo modo. Abbiamo uno sgancio rapido inserito su questa pentola. Adesso dovrei... Marta! Troppa confusione in questo video. Come al solito non si capirà. A livello tecnico dobbiamo smontare questo sgancio rapido e poi dobbiamo inserirlo nel volante della Wii. Però scusami, questo è ferro ed è duro. Il volante della Wii è plastica, si sbraga tutto. Come sempre Tony, le persone hanno visto il titolo, hanno visto, vedono il video, ma noi non sappiamo se effettivamente si fa. Hai voglia di svelare quale sarà il volante vero e proprio? Vai, vai a prendere il volante. Almeno gasiamo la gente. Che non si è ancora visto. Sono sexy, Tony, quando faccio così. Una specie di Parkinson. Stai lì che facciamo il posto. Che schifo. Ah, si svela nella macchina di Matte. Attenzione. Allora, questo sarebbe troppo facile. Cioè, oggettivamente questo è un volante normale. Quindi noi abbiamo deciso di mettere... Il volante della VII. Che poi non me è lo al stiamo... contrario. È al contrario. Veramente? Sì. Così? Ora è giusto. Sì. O così, lo guidiamo così. Bello dritto. Beh, ma veramente così? Sì. Ah, certo, perché qui ci vuole... Non hai mai giocato alla Wii, no, si vede? Mai. Dilettante. Poi vi stiamo svelando una roba che sapete già, perché in copertina ve l'ho schiacciato. Però sterzerà di brutto, perché... O pochissimo. Più è grande, meno giro fai per tipo i kart, esatto. Quindi c'è le Peugeot. Così siamo... Faremo una nuova Peugeot perché le Peugeot hanno il volante che è così. Mentre gli altri lavorano, io uso il carrellino di razzo. Pesa. È un parco giochi. Sì, sì. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Voi lavorate e io faccio i giochini. Orca boia nella bocca. Voi lavorate e io faccio i giochini. Aia! No, la pentola no, la pentola no. Sono fortissimo, sì. Vecchio. Ma se voi lavorate io non faccio niente stavolta. Ti vedo perplesso. Stiamo ancora valutando. Comunque stavo pensando che volendo noi possiamo mettere volanti qualsiasi cosa, ragazzi. Sì. Ho fatto volanti. Bezze. Il volante trama. Il prossimo facciamo così. E poi facciamo terzi e la macchina fa boh! E poi metti dall'altra parte, cambi e poi no! Guarda che non è una idea stupida. Anche perché ti spiego, cambi con questo. Quindi se fai così non cambi un cazzo. Bravo. Bravo, esatto. Ragazzi, sapete cosa ci mettiamo? Piastrina tonda con un bagaglio che esce e si infila dentro il mandrino. Solo che questo qua non è abbastanza forte. Se qualcuno vuole abitatore come prossimo volante, 15.000 like almeno. Scrivete nei commenti. Ma like lo facciamo. Pento la barbuta. Adesso ormai siamo sul pezzo qua, quindi Tony, guarda anche dall'alto come deve essere la situazione. Vi torna? Bello. Questa è la pentola barbuta con la barba che dice vai uomo, perché la barba c'è anche Danny. Non ce l'ha più Danny la barba. Ma scrivete solo pentola, senza barbuta. Ecco. Quindi Danny è una pentola. Pento. Ciao Danny. Fai i due fuori che tirano lì. Uno perché qua. Te giochi, bevi, fai merenda? Serve perché oggi non ho voglia di fare niente. È la parte divertente del video. Esatto. È un coglione. Oggi non ho voglia di fare niente. E infatti. Bevi. Bevo. Grazie. Soggetto, verbo, completo. Esatto. Quindi bevo il protein milk di Prozis. Codice Karma 10. Se volete anche voi integrare con cose salutari.
Anche voi qui, codice carico. Salutari. Salutari. Salutari, ciao. Proprio l'occhio che collima dentro il foro. Ma scusa, ma non ci passa. Non ci passano i buchini. Allora, io no, in realtà volevo fare 1, 2, 3, 4. Perché guarda quello dove va a finire. Qua dentro. Vabbè, non ne mettiamo uno, sennò. Monteruolo o una birra? È per segnare in teoria sul ferro. Adesso qua forse i fabbri mi mandano a fare in A. Per questa punta è un materiale più duro del ferro che tu puoi fare un rig. E si vede. Un righino. Sei un mio burato. Allora, se vuoi, scusa. Scusa. Oh. Ah. Dritto pardrà. Pardrà. Ti fa andare verso il basso. Perché abbiamo uno scopino del cesso. Questo, non so se ve lo ricordate, era nel video del cesso motore. Ha fatto 2000 view il video del cesso. Ce lo ricordate? L'unico video più bello di sempre che non è andato grande. Perché era una cacata di video. Questa era bruttissima, vado a casa. Come ci bullizzo, Tony? Un buon sei una fatina. Nessun pakistano è stato maltrattato. Fatina dei denti del pacco. Non mi hai messo lo scopino con la mela in collo? Vabbè, è nuovo di trinca. Ma adesso, merda, questa cosa si può fare solo quando è nuovo. Che schifo. Divertite? Ma sai che è diventata più facile? Quando è arrivato il volante a casa, l'ho guardato e l'ho detto: dove le mettiamo le viti? E invece vedi che non bisogna mai fasciarsi la testa. Bellissima questa che passa proprio. Oh, quanto sono stato intelligente a prendere la Panda stamattina. Stavo per prendere il furgone. Sì. Ma dai, croci, ci vuole la furgolina. Croci, croci, quell'alta croce. Matteo, dopo riusciamo a tagliare il possibile lì. Matteo, oppure con la mola. Matteo. Io non voglio più essere qua. Puoi provare? No. Piano. Ma assolutamente no. No, piano. No, ma lasciami stare. Senti! Poi dicono che YouTube non è un vero lavoro. Ma guarda qua le competenze tecniche. In tre stringiamo una vite. Esatto. Intanto che Matte lavora, andiamo a vedere cosa fa quel lavativo di Rudy. Scusa, perché hai un martello sul mento? A parte che ho un equilibrio incredibile. Sta sulla tibia. Allora, questi oggetti, queste due mazze. E presentaci gli oggetti, che vedo un po' di robe a caso. I partecipanti di questo incredibile progetto sono due mazze, due aspirapolveri funzionanti, due bidet, che sono quelli che non usano i francesi. Questi prodotti verranno utilizzati settimana prossima, o forse due, dipende quando esce questo video, ma in un progetto pazzesco ci sarà il Destruction Demolition Derby Web Development parte 2. Gli youtuber si distruggeranno a vicenda, si tirano le mazzate fra di loro. Questo è quello che succede praticamente. Quindi tu che sei in questo video hai lo spoiler, che in realtà si vede anche su Instagram, però hai lo spoiler per quello che succederà nei prossimi giorni. Che figata. Saranno Danny Lazzarin, Showtime GP, Thomas Hungry, tutti TikToker, sì. Sespo. Sespo, Mazzei. Anche Rudy avrà un'arma per il video e la sua arma sarà questa. Intanto ho dato una revisionata allo strettaggio delle viti. Sai cos'è lo strettaggio? Vagamente. Esatto. È una stretta male. Quindi, ragazzuoli, sembra solido. Guarda che abbiamo dato anche un feedback a questo pulsante che torna indietro da solo. Il clacson. Senza volerlo, torna indietro da solo. Raga, andiamo a montare, Tony. Te la senti? Non abbiamo fatto niente in questo video. Chiaramente, la macchina che si presterà a questa prova sarà chiaramente il Panda armato. Ma non è questo il Panda armato. Occhio ai piedi. No, ma a parte che ce ne sono un po' di panda là, secondo me è lì. Allora possiamo decidere poi se metterla sulla tua, che ha lo sgancio rapido, o sulla nostra, sulla panda piscina, che non ha lo volante, ma va bene. Vai Matte, vai Matte. Allora, questa è la seconda prova più difficile. Perché c'è una parte un po' più... Io la doppia asola deve stare in alto, sì. È esattamente al contrario. Perché vedi che l'asola è esattamente al contrario del volante, si vede? Sì. Cioè si monterebbe così adesso, guardate. Esatto. Beh, posso dire. Is at the contrario. E anche se al contrario va bene. Dai, raga, l'importante è avere il volante della Wii. No, vecchio, non puoi fare un giro con i patini? Non farmeli rivedere che ho. Avete visto il video settimana scorsa? Io spero di sì. Puzza di morte. Ma no, neanche tanto, raga. Allora, intanto vediamo se si accende, che è la parte più importante.
e intanto si accende, che era la cosa importante. Sterza un cazzo. Com'è la sensazione? Non sterza un cazzo. Com'era così fuori strada subito? Ce l'hai, ce l'hai. Allora, vediamo un po' questo feeling. Tanto qui ci sarà un po' di musica. Allora, devo dire che secondo me è il volante più bello che abbiamo fatto finora, guarda. Perché è un volante. Perché è un volante, no, ma poi essendo così piccolo, tipo Formula 1, no, a parte che non ha le Peugeot comunque hanno il volante piccolo così, così capito? Sì, secondo sì. Secondo me i francesi sono svegli, a parte che si infilano le baguette nel culo. Però vedi, c'è proprio, non è male, che si è un po' incastrato con le mani, sembra di ballare la Tectonic. Ma è molto sliscino, è un po' sliscino, lo è. Sì, beh, come un volante normale. Però si guida sereno. Vediamo se riesco a non tirare giù degli alberi al meteo. Hai meno raggio? Sì, però vedi, comunque, cioè, stiamo curvando, eh. È che fai un giro e sei in fondo. Allora, prima farei un garino tra questo e lo scooter, però. Sì? Sì? Vediamo. No? Sono carico. Io sono carico. Anche perché curvano entrambi la merda. Bravo, bravo, è quello, è quello, è quello. Allora, proviamo. Scooter via Spandino. Bella la curva, Matte. Cosa stiamo facendo della nostra vita? È un casino, sono un acrobata, sto dando gas, l'equilibrio e la panda, aiuto. Ciao! Ciao! No! Maledetti! Ciao! Ciao! Facciamo manovra, arriviamo! Sono caduti! Si sono ribaltati! Vai Matte, come il vento! Stanno le calcagna! Ah! Maledetti! Maledetti! Ti hanno superati! Ah, il prodotto negli occhi! Basta! Vai Matte a fuoco! Vai Matte a fuoco! Arrivano! Arrivano, maledetti! Raggiungili, ci sta seminando! Andiamo a prenderli! Ti giuro! Prendi il pilone! Sì, sì, in effetti non ci stiamo scordando che abbiamo il volante. Siamo molto vicini a dargli col muso contro un albero. Mi piace questa posizione di guida, Tony. Sì, sembri. No! Non posso dirlo! Arrivano! Andiamo fortissimo, Matte! Oddio! No! No, maledetti! No! No, maledetti! No! No, arriviamo! Siamo per Machine! Raggiungiamoli, Matte! Dai che iniziamo, dai che iniziamo! È un po' uno scontro impari, però sti cazzi. Metti, basta che tocca. Andiamo a fare la spesa che ho fame. Andiamo a fare la spesa, Tony? Sì, andiamo a fare la spesa che ho fame. Mi sa che avete vinto voi. Bene, Tony ha fame, quindi andiamo a fare la spesa. Chiaramente senza cambiare volante. Qualcuno attiva i sensori dietro. Ok. Ya! 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 No, che sono pieno di cerume. Manca il claxon, però. Okay. No, no, c'è, c'è. Fai il claxon. Premi. Ya! Ya! Allora, stiamo facendo, chiusa, stiamo facendo punti di strada nella strada chiusa, che adesso stiamo facendo i lavori qua a Calderara, quindi non ci sono macchine. Com'è la user, Matte? Ci siamo? Potrei abituarmici. Ma ecco, così è la posizione, Tony. Esatto. Quindi montare al contrario è servito. È stato giusto. Non male. Mi sento un po' Toretto. Dov'è la collana di Toretto, raga? Molto bello, che dite? Sei Torino, non Toretto. Sei Torino. Tutto bene, Matteo? Ti vediamo un po' in roba. Guarda, non so, sono talmente bravo che non entro da qua che è vietato. Bravo, bravo. Entro da là. Strada sempre libera, ragazzi, perché era una strada chiusa. Bene, siamo talmente bravi che vi faremo la chiusura in coppa. È anche resistente, raga. Molto bene, è stato molto divertente. Adesso noi andremo a prendere il nostro pranzo in coppa. Se passa qualcuno dalla macchina. Che passa con la spesa e vede questo. In grand'angolo sembra anche grande, ma raga, cioè... Se il video arriva a 15.000 like, facciamo l'episodio con l'avvitatore. Secondo me c'è da divertirsi lì. Anche secondo me, sai. C'è da divertirsi. Beh, anzi, se siete un'azienda che fa avvitatori o comunque roba utensileristica che ci può servire, scriveteci. Non so se la chiusura in coppa sia la cosa migliore per il nostro canale, ma va bene. Io, signori, visto che siamo in mezzo ai plasmon e posso permettermelo, vi direi ci vediamo in un prossimo video.